Mi metto buono, 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 nel mio piccolo, non disturbo. Cosa posso fare? Eh? Ho il permesso di esistere nel mio piccolo? Incredibile, c'è gente veramente che ragiona così. Ragiona in termini del io non disturbo nessuno. Non mi calpestate per piacere. E nel mio piccolo. Questa mentalità del mio piccolo invita a chiedere continuamente il permesso di esistere e a non fare nulla perché si teme che si potrebbe apparire troppo esigenti nella vita. E a causa di questo si entra in una spirale di contraddizioni, perché il punto è questo: tu sei un essere umano. Tu vuoi esistere e il concetto del il mio piccolo è totalmente in opposizione alla grandiosità delle tue ambizioni, perché tutti abbiamo la voglia di esistere. Vediamo di risolvere questa contraddizione, perché troppe persone non partono, non osano. Semplicemente perché a monte hanno questa convinzione dell'elogio del mio piccolo. Perciò dedichiamo questa live al tema del cosa posso fare nel mio piccolo. Chi vuole intervenire su questo argomento con delle domande o delle considerazioni è benvenuto. Io voglio parlarti proprio di quello che puoi fare nel tuo piccolo, quindi anche se parti da questa strana idea secondo la quale tu abiteresti in un universo piccolo, fatto apposta per te, ecco, nonostante questo, puoi fare qualche cosa che è adeguato alle reali dimensioni dell'universo e all'altezza della sfida del vivere che ci riguarda tutti. Perciò prima voglio parlarti un po' di questa idea del piccolo universo e poi voglio darti dei consigli pratici da mettere in pratica se tu ti consideri uno che vive nel suo piccolo o che al massimo ottiene il permesso di stare a un livello molto modesto. Ti dico subito che non puoi avere successo, anzi, non puoi esistere se ti consideri piccolo. Esistere e essere piccolo sono due concetti in opposizione. Sì. Occorre partire da dove si è, quindi tu puoi dire, ma io effettivamente sono in una condizione piccola, non posso dire che sono il primo nel mio settore. D'accordo? E io ti rispondo che tutti siamo nati piccoli, tutti. Quindi non è che tu adesso ti scopri sfortunato rispetto agli altri. Il fatto stesso di nascere però ti mette a contatto con il mondo che è grande. E già. E le sfide del mondo sono grandi, quindi tutti ci troviamo in questo mondo che è grande, che è impegnativo, e piccolo è soltanto il punto di partenza, ma il percorso per esistere, a qualsiasi livello tu voglia esistere, è grande, è impegnativo, è intenso. Non è che il piccolo fiore che cresce sullo spartitraffico vita facile, perché tanto è un piccolo fiore, sai com'è. Chi è piccolo sta bene, invece chi osa, no, quello si prende delle responsabilità. Ma nel mio piccolo non esiste. Perché quando tu ti inserisci in una porzione di spazio, in una porzione di tempo, la occupi al 100% e quel 100% diventa il luogo dove ci sono le sfide che ti riguardano. Non è che se tu scegli un piccolo spazio, allora sei al riparo da attacchi, malattie, morte. Se tu scegli uno spazio piccolo, un tempo piccolo, vuol dire soltanto che non hai modo per muoverti. Ma questo non ti esonera dal dover affrontare le sfide. Invece, se tu accetti il fatto che ci sono sempre delle sfide, allora ti stai orientando verso l'esistenza e anche verso il successo, la possibilità di passare dalla sopravvivenza alla vita.
quindi non avere il minimo indispensabile del tuo piccolo, ma poter guardare al presente e al futuro con maggiore fiducia. Questo è un concetto fondamentale. Ripeto, partiamo tutti dal piccolo, nessuno escluso. Non per questo la vita ci risparmia i colpi bassi. E i colpi richiedono la partecipazione con un livello di abilità adeguato. Io capisco la logica del mio piccolo, che è una logica che viene quando si subiscono delle sconfitte. Troppe sconfitte a un certo punto fanno sentire incapaci. E allora uno dice, ecco, se non avessi osato, a quest'ora non sarei così addolorato perché non ce l'ho fatta. Ma non è vero. Però uno dice, sì, ma se io non avessi investito tutte quelle energie, a quest'ora le avrei ancora. E allora si comincia a elaborare l'idea del vivo nel mio piccolo, mi accontento, e così va tutto bene. A volte ci sono persone che mi chiedono come posso guadagnare un po' di più. E insistono, convinte che la loro richiesta sia sensata, dicendo ma non chiedo tanto. Come se chiedere tanto fosse rubarlo a qualcuno. Invece non è così. Tu devi stabilire quanto ti serve per vivere e devi produrre valore in modo da poter scambiare il valore che produci e ottenere quanto ti serve per vivere. Non è un furto che fai. Tu produci valore. È chiaro il concetto? Tu produci valore e quindi lo vai a vendere. Se tu fossi un agricoltore e vuoi avere un ritorno, devi seminare la terra. Vuoi il doppio di ritorno e devi seminare il doppio la terra. Questo è il punto. Dipende da te. Non è che se tu dici, beh, ma allora io mi accontento e semino soltanto un piccolo pezzo di campo, allora sarà facile, raccolto sicuro. No, perché tu puoi seminare un piccolo pezzo di campo e se c'è la siccità o troppa pioggia o qualsiasi problema, il tuo raccolto viene comunque colpito. E sai qual è la differenza tra avere seminato il doppio e aver seminato la metà del dovuto? La differenza è che se c'è un cattivo raccolto e tu hai seminato il doppio, la parte che sopravvive ti consente di avere un margine maggiore. Ma se tu hai seminato poco e c'è un cattivo raccolto, persino quel poco, che era già poco in partenza, viene ridotto ulteriormente. E quindi nel tuo piccolo hai consumato il tempo, perché ormai la stagione è passata, il maltempo è arrivato, te l'ho detto, la vita è difficile, e tu ti ritrovi a non aver investito perché pensavi che seminando poco avresti ottenuto uno sconto sul maltempo. Il maltempo c'è, questo è un pianeta che ha anche il maltempo, pensa un po'. Quindi la soddisfazione non è nell'accontentarsi, non è nell'abbassare l'asticella. Un conto è ingegnarsi, quindi uno dice nel mio piccolo io ho questo campo, va bene, allora d'accordo, adesso in questo tempo hai questo spazio, ma in futuro tu hai la possibilità di ottenere di più, hai la possibilità di fare di più, questo è importante. Allora, nel tuo tempo attuale, nel tuo spazio attuale, puoi ingegnarti per usare le risorse a tua disposizione, per riciclarle, per potenziarle per come sei capace. Va bene, adesso, periodo di emergenza. Ma un altro conto è vivere sempre nell'emergenza. Un altro conto è vivere sempre con la mentalità del non ci sono risorse, non si può fare nulla e lasciamo perdere. Non c'è futuro. Non c'è futuro. Non funziona.
Non funziona, soprattutto perché il futuro c'è, cioè il futuro dipende da te, dipende da quello che inventi, dipende da quello che investi. Il futuro non è qualcosa che ricevi in regalo. Lo so, anche se c'è questa cattiva abitudine, notizia del 20 febbraio 2020, ho letto, non so se è vero, probabilmente è vero, che in Italia, dal 2017, chi arriva all'esame di maturità e prende il massimo dei voti, 100 e lode, riceve dallo Stato un premio in denaro. Che questo è diseducativo, come se la cultura fosse un materiale per vincere un quiz a premi. Quindi c'è un quiz che dura 13 anni circa di percorso scolastico, quindi una lunghissima stagione, per poi vincere il premio del finale che sono dei soldi. E leggo che, a parte l'errore di considerare la scuola un quiz, perché la scuola ti dà, dovrebbe darti la preparazione, dovrebbe darti un capitale, e il capitale non è di qualche migliaio di euro. Il capitale è tutto quello che tu impari per la vita. Quindi non devi ragionare nel mio piccolo inizio con un concorso, vado a scuola che è un concorso. Già questo è sbagliato. Ma la cosa ridicola è che ho letto, se è vero, che nel 2017 il premio per chi arrivava alla maturità col massimo dei voti, cioè con chi per chi superava la maturità con il massimo dei voti, il premio era di 1000 euro. Ma la cosa ridicola è che col passare degli anni è stato abbassato. È stato abbassato e adesso sarà di 250 euro circa. Come dire, il quiz è fallito nel mio piccolo. Nemmeno l'incentivo del quiz a premi permette di fare questa farsa. Capisci che non è un bel messaggio? Non è un bel messaggio raccontare ai giovani che la scuola è un concorso a premi, un quiz, e non ci sono i soldi per pagare il premio. È completamente fondato sulla mentalità del boh, chissà cos'è il futuro. Sì, diamo i soldi a chi supera l'esame, tanto sappiamo che non ci riusciranno, capisci? Se la mentalità è del paghiamo tutti quelli che superano l'esame, uno dice, beh, quanti soldi ci vogliono? Ma la risposta, ma no, ma c'è già scoraggiamento. Nel mio piccolo la scuola non può funzionare. E quindi ci si accontenta. Ci si accontenta, si abbassano le aspettative e tu capisci che questo riduce lo slancio, la voglia di vivere e non funziona. Non è una buona idea. Non è una buona idea. Perciò ti invito a considerare delle alternative. Ti invito a superare i limiti che trovi nell'ambiente, i limiti che ci sono nell'ambiente in cui sei. I limiti che oggettivamente ci sono nella vita, perché si aggiungono ai limiti del tuo ambiente anche altri limiti che arrivano. E questo è chiaro. Ti invito a non bloccarti dentro una visione di povertà, dentro una visione che non ha alcuna possibilità di riuscita. Non puoi avere soddisfazioni se stai dentro il tuo piccolo. Non va. E non soltanto per il piano materiale, anche per il piano spirituale. Il compositore, l'artista, lo scrittore amano superarsi. Un artista non ragiona in termini del nel mio piccolo ho già fatto una buona opera e quindi mi accontento di stare al livello. Ormai la migliore opera l'ho già fatta e adesso vivo di rendita. E adesso cerco di sopravvivere con gli allori, dormendo sugli allori che ho già conquistato.
l'inventore ama superarsi. Non è che dice ormai ho già inventato tutto quello che potevo inventare. È proprio il contrario. La mentalità è, siccome ho raggiunto un risultato, quindi posso raggiungere degli altri, migliori. Questo è il concetto. Nel piano spirituale, ti ho detto, ci sono questi esempi, l'arte, la scienza, ma anche la ricerca spirituale pura. Il mistico cerca di superarsi, cerca di arrivare al concetto di assoluto che, secondo il suo punto di riferimento, esiste. Tutti cerchiamo intensità. Ti invito a riconoscere questo, perché è l'intensità che va oltre il piccolo spazio che ti consente di esistere. Cerchiamo l'intensità in amore. Ti immagini? Tu incontri una persona che ti piace e anziché dirle che la ami, le dici, beh, nel mio piccolo, sì, provo un po' di simpatia per te. Ma non potrebbe essere così, eh? Oppure i sapori, ti piace il tuo piatto preferito? Ti piace il tuo piatto preferito perché ha quei sapori. Non è che dici, sì, mi accontento, anche se è cucinato male quel piatto, nel mio piccolo fa niente. O quando guardi un film, o quando guardi uno spettacolo sportivo, vuoi l'intensità. Nemmeno nei momenti di svago ti puoi accontentare del tuo piccolo, ma questo è normale. Quando ami, quando ti nutri, quando ti diverti, soltanto a livello fisico, proprio per fare un esempio che possiamo ricondurre alla nostra esperienza, siamo esseri spirituali comunque e cerchiamo l'intensità comunque. Non c'è il concetto del mio piccolo. Semmai il mio piccolo è stato raccontato da qualcuno che voleva tenerti lì, fermo, bloccato, dentro un piccolo spazio, perché evidentemente voleva approfittare della situazione a suo vantaggio e quindi ti ha detto non disturbare, rimani lì, lascia più spazio a me, perché aveva questa strana idea del se uno prospera allora l'altro perisce. Ma non è così. Se uno prospera crea un bell'ambiente e quindi anche gli altri partono da un ambiente più grande e quindi insieme si ingrandisce ulteriormente il benessere. Espandiamoci. Questo è il concetto. Capisci, la domanda cosa posso fare nel mio piccolo è già sbagliata se tu limiti la tua intera esistenza al piccolo. È questo che non funziona. Te l'ho detto, il piccolo può essere una situazione di emergenza. Può capitare che si blocca il progetto e ti trovi in una fase, tra virgolette, piccola. Ma è soltanto una fase. Non è la condizione per esistere sempre. Io ti invito a vivere dove ci sono delle reali soddisfazioni, reali, consistenti, che puoi misurare, che puoi presentare, non fantasie, eh? Non dire ma io mi accontento anche di poco, ma io spero che non piova sul mio campo, ma io spero che vado a scuola e vinco il premio almeno 200 euro riporto a casa nel mio piccolo. Davanti alla vita sono uno di quelli che ha portato a casa 200 euro al concorso, al quiz. Vedi, se tu rimani ad un livello in cui ti accontenti, continui a stare lì, dove l'alternativa è la sofferenza o l'accontentarsi. Sei lì, niente di più. Te l'ho detto, percorso scolastico italiano, o così o niente. Ti accontenti. Se ti va bene, vinci 200 euro. Se no, pazienza. E invece, no, non funziona. Perché se tu ti accontenti, se accetti un piccolo spazio dove non ci sono delle alternative, moltiplichi il numero di situazioni in cui ci sono compromessi. Se ti adatti, se dici, beh, ormai il mio futuro è perduto, non inventi nulla. E se non inventi nulla, non puoi avere le risposte per le nuove sfide, che quelle arrivano sempre. Anche perché il tuo corpo fisico risponde diversamente nel tempo
anche perché aumentano le tue responsabilità nel corso degli anni e quindi devi creare una presenza tua che funziona, una presenza tua vitale. E se sei abituato a vivere nel piccolo, nel compromesso, a avere giusto il minimo, appena c'è qualche cosa che supera il livello del minimo, che richiede più risorse, sei bloccato completamente. E a quel punto scoppi. A quel punto tutte le fantasie che ti sei raccontato, eh sì, io devo vivere nel mio piccolo perché sono stato penalizzato durante l'infanzia, perché mi hanno raccontato che in una vita precedente sono stato cattivo. Tutte queste fantasie che ti sei raccontato per stare lì nel tuo piccolo, a un certo momento, quando il mondo fisico, dove ci sono i risultati reali, misurabili, il mondo fisico arriva con un po' più di intensità contro di te, scoppi. Scoppi e lì vai totalmente in confusione perché per anni, anziché preparare una strategia, ti sei raccontato una idea molto limitante che non esiste, non esiste proprio. E c'è di peggio. Dice peggio di questo? Certo. C'è di peggio perché se tu ti abitui all'idea di vivere nel tuo piccolo, puoi frequentare soltanto la gente di quell'ambiente, che è gente che si accontenta, che è gente al limite della sopravvivenza. E anche per loro quando sale il livello dell'acqua c'è l'inondazione che rovina. E questa gente, come te, ha problemi, come te, come me, come chiunque, tutti noi siamo nella stessa trappola e quando ci sono problemi, chi è senza difese è il primo che viene travolto dai problemi ed è il primo che si lamenta. Quindi se tu scegli di stare dalla parte debole della trappola, soffri ancora di più. C'è un punto che ti ho detto, la vita ci sfida, la vita consuma il tempo. Ti ho detto, nasciamo tutti nel nostro piccolo, sì, e automaticamente appena nasciamo il corpo fisico invecchia. Parte l'orologio, il conto alla rovescia, la vita consuma il nostro tempo. Sì, lo so, quando siamo neonati diciamo, beh, ma abbiamo davanti tutta la vita. Quanta? Dice, beh, insomma, speriamo, capisci già che speriamo non è una posizione di comando dello spazio e del tempo. Comunque sia, mentre tu stai lì che scegli la tua filosofia di vita, la vita ci consuma il tempo, ci consuma le energie. Serve un piano d'azione. Serve un piano d'azione perché la vita, tanto dice, io vado avanti, io travolgo tutti, che sia un batterio o un dinosauro, non mi interessa. La corrente della vita è così. Noi esseri umani, che stiamo usando un corpo Homo sapiens, che è costruito per rispondere in modo biologico e quindi per consumarsi nel tempo, ma non siamo i corpi, abbiamo la capacità di ragionare. Noi esseri umani che vediamo questi corpi che usiamo che si consumano, restiamo tristi, delusi, quando le sfide della vita aumentano. E la risposta che abbiamo inventato è stata creiamo una civiltà, mettiamoci d'accordo, inventiamo un linguaggio, diamoci dei compiti. Ognuno di noi si specializza in qualche cosa e tutti insieme le specializzazioni creano una società dove ci sono delle risorse. Ecco perché ti dicevo, è così importante che ciascuno porti valore. Questo significa avere un piano che risponde alla complessità della vita. Occorre una forte fiducia in se stessi, perché sei tu che devi ricordarti questo discorso. Io sono qua, sono un life coach, ti posso motivare, ti posso dare qualche spunto per invitarti a ragionare. Poi sei tu che devi gestirti l'intera faccenda. Però
Quindi ti serve un piano, ti serve una forte fiducia in te e ti serve una squadra. Non puoi giocare da solo. La squadra non soltanto a livello fisico, certo, ci vuole una famiglia, perché appena nasci hai bisogno di una famiglia che per almeno 20 anni ti dà un bel supporto dei valori, ti aiuta a far crescere in te la fiducia, l'autonomia. Hai bisogno anche di maestri che ti ispirano, non soltanto i maestri scolastici, non soltanto gli insegnanti della scuola, magari la scuola che ti dà il premio di 200 euro. Hai bisogno di maestri con la M maiuscola sul piano spirituale. Hai bisogno di buoni esempi. E hai anche bisogno di un ambiente motivante, quindi non soltanto il tuo piccolo nucleo familiare, non soltanto alcuni buoni libri, ma anche vivere in un ambiente dove le altre persone, i tuoi amici, i conoscenti, gli estranei che incontri per strada, siano persone motivate a costruire qualche cosa. Quindi non puoi vivere in una situazione dove gli altri buttano la spazzatura per strada o in qualche modo producono degrado. Questo è importante, questo è importante. Come base. Avere questa base, capire che ti serve un'impostazione solida, è sia fondamentale e al tempo stesso è un'ambizione, perché le giornate difficili ci sono comunque. Tutti abbiamo giornate difficili, assolutamente, anche quando hai messo insieme una buona visione, sale il livello dell'acqua e anche per te arriva l'inondazione. Di fatto dobbiamo esistere comunque, non ci sono alternative. Siamo esseri spirituali, quindi siamo qua nel gioco, ci piace essere qui, amministrarci, e allora anche nelle giornate difficili in cui preferiremmo stare a casa a dormire, dobbiamo uscire. Non possiamo ritirarci nel nostro piccolo, tra virgolette, perché quando ci ritiriamo nel piccolo diventiamo deboli, e diventare deboli è la risposta sbagliata. La risposta sbagliata, perché la vita sfida sempre. Ti do un consiglio: in una giornata difficile non ascoltare i pensieri deprimenti che ti arrivano, quindi non demoralizzarti in una giornata o in un periodo difficile che mettono alla prova il tuo sistema di valori. Ci sei rimasto male? Certo, quando l'acqua sale e arriva a inondare anche casa tua, è una bruttissima esperienza. Questo però non deve portarti a decisioni radicali in un momento di crisi. Le decisioni radicali si prendono quando si è calmi, quando si ha una buona preparazione. Il tuo stile di vita va progettato con serenità, quindi non è in un momento difficile che tu dici adesso io faccio la svolta. Un momento difficile può invitarti a considerare una svolta. Esempio, se casa tua è allagata, puoi decidere in quel momento che ti occuperai dell'allagamento. Certo, questo sì, ti occuperai di ciò che non ti dà delle garanzie per quel tipo di casa, ma non decidi lì, sotto la pressione dell'emozione, della delusione, perché lì ti senti piccolo. Certo, ti senti ancora più piccolo, ancora più schiacciato. Ogni volta che guardi il mondo pensando di essere piccolo, riduci il tuo potenziale di vita, perdi forza, e la forza ti serve per vincere le sfide. Non puoi farne a meno, te l'ho detto, serve un lavoro di squadra. Una squadra fisica e una squadra a livello di preparazione, a livello di valori. Chiedi aiuto.
non c'è nulla di sbagliato. Quindi io capisco perfettamente che uno dice, ma io non ce la faccio in questo momento, e quindi chiede aiuto. Non devi vergognarti per chiedere aiuto. È normale. Se c'è qualcosa di sbagliato in una situazione del genere, non è tanto il chiedere aiuto. È sbagliato non avere un progetto. Questo sì che è sbagliato. Quindi non è sbagliato chiedere soldi. Non è sbagliato chiedere una consulenza. Non è sbagliato chiedere aiuto. Non è sbagliato chiedere amore. Non è sbagliato. Perché potrebbe essere che tu non hai comunicato bene con te stesso, con il tuo ambiente, e a un certo momento scopri che ci sono delle emergenze. Va bene. Ci sono delle istituzioni che servono proprio per questo. Ad esempio, il pronto soccorso. Come dice il nome, non è l'ospedale. L'ospedale serve per curare le persone che hanno delle situazioni di salute che richiedono delle cure. Ma quando all'improvviso succede qualche cosa, un incidente, è il pronto soccorso che risponde, manda l'ambulanza, scatta l'emergenza. Quindi può essere che ci sia improvvisamente bisogno di aiuto. Non ti vergognare perché chiedi aiuto. Il punto è non avere un piano. Ecco, se non hai un piano, allora la cosa è più complicata. Perché allora l'aiuto non viene investito. Se tu chiedi soldi e non hai un piano, capisci che la cosa non funziona. Se tu continui a vivere nel tuo piccolo, chiedi aiuto, chiedi una consulenza, ti arriva la risposta, ma tu non la applichi perché dici, ma io nel mio piccolo ho sempre fatto così, non posso applicare questa consulenza, questo consiglio, allora stai sprecando l'aiuto. Questo è lo sbaglio. Quindi lo sbaglio non è chiedere aiuto, lo sbaglio è non investire l'aiuto. È uno spreco. È uno spreco per le risorse che ricevi, è un'umiliazione per te anche, perché chiedere aiuto, magari faticosamente perché non avevi osato avere quella risposta, quella assistenza, quella partecipazione. Ti eri abituato a stare in disparte, ti eri abituato sempre a ridurre la portata della tua voglia di essere lì, presente. E finalmente hai osato, ecco che nel momento in cui ricevi aiuto, ricevi supporto, presenza e non rispondi, è un'umiliazione per te, perché dici, ma guarda, quella volta che mi ero lasciato convincere da una mentalità più aperta, più ottimista, è andata male. E no, non funziona così. E se non hai un piano quando chiedi aiuto, capisci che stai facendo fare un cattivo investimento anche a chi ti aiuta. Perché una persona ti può aiutare dall'esterno, dice va bene, capisco, stai vivendo un momento difficile, quindi ti aiuto perché sto investendo. Ma se tu non hai un piano per vivere, un piano ambizioso, un piano che va al di là del semplice mi mantengo in vita, allora capisci che la situazione diventa complicata. Ed è un cattivo investimento e quindi peggiori la situazione in generale, peggiori l'immagine, perché si dice, beh, ma tu chiedi aiuto e in cambio non dai nulla. Voglio darti un'indicazione pratica, una serie di spunti da considerare per capire quanto sei abituato a ragionare nel tuo piccolo e soprattutto che cosa puoi fare per liberarti da questa mentalità del vivo nel mio piccolo che, come hai capito, è piuttosto penalizzante. Ti consiglio di considerare tre ambienti che conosci molto bene, perché li frequenti, sono ambienti tuoi, che soltanto tu puoi conoscere così bene. Il primo ambiente è la tua famiglia.
Il secondo ambiente è il tuo quartiere, cioè lo spazio dove abiti. Potrebbe essere il quartiere se sei in una città, potrebbe essere il paese se vivi in un paese. È lo spazio che tu frequenti normalmente e più in generale la nazione in cui vivi, la mentalità che tu percepisci attraverso i telegiornali, gli spettacoli, la cultura che ritrovi nella lingua, nelle feste. È chiaro? Sono tre spazi sempre più estesi, quindi ci sei tu all'interno di una famiglia, all'interno di un quartiere, all'interno di una nazione. È chiaro questo? Perfetto. Per ciascuno di questi tre spazi ti invito a porti delle domande, le stesse domande, eh? Allora, domandati per la famiglia, domandati per il quartiere, domandati per la nazione. Considerando le persone, per come tu le capisci, per come tu le hai viste in questi anni, domandati da 0 a 100 queste persone della mia famiglia, del mio quartiere, della mia nazione. Da 0 a 100, quanto si considerano vincenti? Quanto si considerano capaci di affrontare la vita, di avere delle risposte? Da 0 a 100. Prendi il tuo tempo, io adesso ti racconto questo esercizio velocemente, ma tu prendi il tuo tempo, magari riascolta questa registrazione e annota le domande e poi rispondi in un secondo momento, concedendoti tutto il tempo che serve. Quindi da 0 a 100, le persone della mia famiglia, del mio quartiere, della mia nazione, quanto si considerano vincenti? Cioè quanta vitalità vedi in loro? Quanti progetti? Quanto ottimismo? Quanta serena apertura tra di loro, verso di te, verso il futuro? Considera questo, perché sono tre ambienti che tu frequenti: la famiglia, il tuo quartiere, la tua nazione, sono le persone con cui sei in contatto. E quindi devi cominciare a riconoscere da 0 a 100, è un valore che dai tu, ovviamente, dai una valutazione di queste persone. La seconda domanda, dopo che tu hai risposto, che adesso ti racconto questa cosa, per questioni di esposizione, ma tu prendi il tuo tempo per rispondere bene alla prima domanda e quindi arrivare a dare una valutazione, anche metti delle note a proposito della vitalità, dell'essere vincenti di quelle persone. Ecco, dopo che tu hai risposto, fatti la seconda domanda, che è oggettivamente: che cosa dimostra che quelle persone sono ciò che pensano? Te la ripeto. Oggettivamente, che cosa dimostra che quelle persone sono ciò che pensano? Mi spiego. Potrebbe essere che tu vivi in un ambiente dove le persone dicono: noi siamo molto bravi, noi siamo capaci di fare questo, e quindi ti raccontano una facciata dove tutto funziona bene. D'accordo. Questo l'hai già capito perché l'hai descritto nella risposta del primo spunto, ma oggettivamente, che cosa dimostra che quelle persone sono come dicono di essere? Sai, a parole tutti siamo capaci di presentarci bene, ma poi nella realtà qual è la mentalità delle persone che tu frequenti? È una mentalità costruttiva o è una mentalità da nel mio piccolo, una mentalità di sopravvivenza dove magari ci si incattivisce, si litiga perché, te l'ho detto, la vita sfida tutti e quindi tanto nervosismo dipende anche dal fatto che non sappiamo rispondere alle sfide della vita. Considera i comportamenti delle persone che tu frequenti nei tre livelli che ti ho detto, famiglia, quartiere, nazione, e domandati, ma oggettivamente che cosa dimostra che quelle persone sono ciò che pensano? E scrivi le tue risposte, concediti del tempo, magari anche fai più sessioni, perché potresti arrivare a scoprire che sì, c'è distanza tra
le belle intenzioni e i risultati che ottengono. Terza domanda, molto diretta. Queste persone quali progetti hanno? Cioè, queste persone per che cosa vivono? I tuoi familiari per che cosa vivono? Vivono per divertirsi? Vivono per avere una casa, un'automobile? Vivono per costruire qualche cosa? Per che cosa? Il tuo quartiere, il tuo paesino o la tua città dove sei, che cosa comunica, che progetto ha, quale vivacità c'è, quali servizi ci sono, al di là dei negozi, che cosa c'è da un punto di vista culturale, da un punto di vista di iniziative? Ecco, che cosa si intende per culturale? La festa dove ci si diverte, il museo, l'evento sportivo, il concerto, con quale frequenza ci sono questi spettacoli? E per quanto riguarda la tua nazione, domandati, ma qual è il progetto di questa nazione? Cioè, questa nazione che è il punto di riferimento supremo in cui io mi confronto, mi colloco, vengo riconosciuto, quale progetto ha? Perché tu capisci, nella tua vita hai delle situazioni da affrontare e devi occuparti del tuo lavoro adesso, della tua pensione domani, devi sapere come gestire la quotidianità, quindi tu sai che occorrono risposte. Perfetto. La domanda è: questa nazione che cosa sta progettando, come sta realizzando ciò che dice? Come sta preparando le basi per il futuro? Poi fatti la quarta domanda. Dopo che hai preso il tuo tempo per rispondere alle tre domande, la prima è da 0 a 100, queste persone quanto si considerano vincenti, piene di vitalità. La seconda è, oggettivamente, che cosa dimostra che queste persone ciò che dicono sono ciò che dicono di essere? E la terza domanda è, quale progetto hanno? In famiglia, nel quartiere, nella nazione. Ecco, dopo che hai preso il tuo tempo, ci potrebbero volere dei giorni per rispondere? Fatti la quarta domanda, che io come vivo insieme con queste persone? Io come vivo insieme con queste persone? E anche qua ti invito, nel tuo interesse, a rispondere nel modo più sincero possibile. Cioè, domandati, tu, quanto stai bene con queste persone che hanno quel livello di vitalità, che effettivamente poi producono risultati e hanno dei progetti? Come ti senti insieme con i tuoi familiari, i tuoi amici? Come ti senti nel posto in cui vivi, nelle prospettive, nello stile di vita comune? Come ti senti nella nazione che ti ospita? Come ti senti tu? È una valutazione tua, certo, è soggettiva, è il tuo punto di vista. E ti faccio capire che il tuo piccolo, comunque, già come minimo, riguarda una nazione. Voglio portarti a farti considerare come ti senti tu, non come ci si aspetta che tu ti senta, come ti senti oggettivamente tu. E anche qua, prendi il tuo tempo, rispondi sinceramente. Poi la quinta domanda. Queste persone della mia famiglia, del mio quartiere, della mia nazione, queste persone che cosa ispirano? Nel complesso, il loro stile di vita, le scelte che fanno, anche le contraddizioni tra dichiarazioni e risultati, la simpatia, l'affabilità che comunicano, il modo in cui tu percepisci questo, alla fine che cosa ispirano queste persone? Fatti questa domanda. Che cosa ispirano? E qua rispondi liberamente, dal tuo punto di vista, ti sto portando a considerare il tuo punto di vista, che è importante. Assolutamente. Hai bisogno di valutare chi sei, che cosa vuoi fare.
E anche qua prendi tutto il tempo che serve. Ripeto, io la sto raccontando molto in fretta per una questione di esposizione, ma è un esercizio che potrebbe richiedere anche settimane per portare a termine questo elenco di domande. Sono 8 domande, potresti rispondere una domanda al giorno e magari rivedere le risposte. E ci metti 2 o 3 settimane per rispondere completamente, compiutamente a queste domande che sono fondamentali. Quindi la quinta è: che cosa ispirano? E la sesta è: secondo te queste persone nella famiglia, nel quartiere, nella nazione hanno più vita o più paura? Queste persone che cosa comunicano? Una mentalità da mi supero, come l'artista che dice ho fatto tante belle opere, quindi ne farò di migliori? Oppure come quelli che dicono beh, vivo nel mio piccolo, è andata bene fino adesso, speriamo. E quindi persone che vivono nella paura? Fatti questa precisa domanda. La sesta è: le persone con cui interagisco nei miei ambienti hanno più vita o hanno più paura? Considerale non come gruppo, ma proprio facendo anche nella tua analisi, facendo dei riferimenti alle persone. Perché no? Perché no? E poi ti chiedo, settima domanda, queste persone hanno più valori o hanno più rabbia? Queste persone quando comunicano, comunicano perché? Hanno dei valori da esprimere, stanno costruendo un bel presente, ci mettono impegno? O quando possono esprimersi, lo fanno per compensare delle delusioni e magari anche per vendicarsi di qualche cosa? Queste persone a livello di famiglia, amici, quartiere, nazione, come immagine pubblica che arriva sino a te, queste persone hanno più valori o più rabbia? Quando tu percepisci le loro dichiarazioni, il loro modo di presentarsi, che cosa noti? Noti i valori o la rabbia? E poi l'ottava domanda. Da 0 a 100, quindi stabilisci tu un valore arbitrario da 0 a 100, quale futuro vitale hanno queste persone? Sulla base di cosa? Sulla base di cosa? Quindi facendo una sintesi di tutto quanto queste persone, quale futuro hanno? Quanto futuro hanno? Quali prospettive stanno costruendo? E anche qua, prenditi il tempo, perché devi fare queste valutazioni. Le cose ti riguardano. E infatti, dopo che hai risposto alle 8 domande, te ne do altre 2 che ti coinvolgono direttamente. Perché fino adesso tu hai raccontato le persone della tua famiglia, del tuo ambiente, del tuo quartiere, della tua nazione, le hai raccontate, le hai descritte giustamente per come tu percepisci la loro presenza. Va bene. La domanda è la 9. Da 0 a 100, tu quanto ti consideri legato a queste persone e perché? Quindi si articola in 2 parti. Prima dai una valutazione. Considerando il tuo ambiente familiare, con le sue caratteristiche, da 0 a 100, quanto ti senti vincolato a quel modo di vedere? Potrebbe essere un bel modo di vedere, magari da questo esercizio esce che la tua famiglia ti piace. Perfetto, perfetto. Quindi dai un valore da 0, dove è niente, a 100, tanto. Quanto ti senti vincolato e perché? La stessa domanda te la fai per il quartiere e per la nazione, cioè considerando la mentalità che esprimono queste persone, la coerenza, le prospettive di vita, tu quanto ti senti coinvolto, vincolato a queste persone? Da 0 a 100.
Lo so, è molto impegnativa, è molto diretta questa domanda. È giusto che sia così. E la decima domanda è, facendo la sintesi di tutto quanto, che cosa puoi fare tu per sviluppare il tuo potenziale che hai maturato vivendo con queste persone? Cosa puoi fare? Tu hai vissuto con quella famiglia, in quel quartiere, in questa nazione, bene, e hai sviluppato un tuo punto di vista, il tuo punto di vista con cui hai dato le risposte a questo esercizio. La domanda è, che cosa puoi fare tu per sviluppare il potenziale che hai coltivato in quell'ambiente? Te lo sto dicendo perché così ti invito a guardare oltre, a guardare il vasto mondo in cui tu esisti. Te l'ho detto, sono domande impegnative che richiedono, se vuoi fare bene l'esercizio, cioè ricavando del valore che ti fa sviluppare la consapevolezza, sono domande che richiedono delle giornate, per cui tu prendi il tuo tempo. Io vado avanti perché voglio dirti ancora un paio di cose, ma non andare di fretta, forse è un esercizio che non hai mai fatto in vita tua, o anche se l'hai fatto o qualcosa di simile, vedilo adesso, anche se l'hai fatto in passato, anche se in passato ti sei già domandato che cosa c'entri tu con alcuni ambienti, domandati adesso, alla luce di ciò che sei diventato, che sei diventata, domandati che cosa c'entri tu oggi, pensando alle prospettive che ti assegni per il futuro. Io ti dico che c'è un concetto molto importante da tenere sempre in considerazione. Quello che tu puoi fare dipende al 90%, quindi tantissimo, dipende da come tu sai comunicare. Te la ripeto, all'incirca il 90% di ciò che tu puoi fare dipende da come tu sai comunicare. C'è un 10% di ispirazione, c'è un 10% di bravura, e lì tu hai completamente il controllo perché puoi scegliere che cosa fai, che cosa coltivi, puoi potenziare la tua formazione e questo va bene. È soltanto l'inizio. Perché non puoi vivere nel tuo piccolo dicendo ma io nel mio piccolo ho una formazione. No, il punto è portarti a una visione più grande e questa visione più grande, questa interazione con gli altri necessariamente si realizza se tu comunichi il valore e questo è il concetto. Il tuo nucleo, il tuo potenziale va comunicato. Il 10% è ciò che tu prepari, il 90% è la comunicazione. Se tu ti consideri piccolo e quindi non ti dedichi al 10%, capisci che rimani bloccato lì perché non coltivi niente. Se non coltivi niente fai come l'agricoltore di cui parlavo all'inizio che dice ma perché seminare in tutto il campo? Mi basta una piccola porzione. Poi arriva il maltempo, rovina il raccolto nella piccola porzione e quell'agricoltore si trova in estrema difficoltà. Lo stesso vale per te. Se tu dici, beh ma se è così importante la comunicazione e il rapporto con gli altri, io mi occupo appena del 10%, dice, ma mi sento incapace. E invece no. Quel 10% può diventare il 100% se tu lo comunichi, cioè il 100% che ti mantiene in vita, se tu lo comunichi, se lo presenti bene. Le tue possibilità nella vita, in generale, non tanto il successo, quello della fama, ma il semplice fatto di esistere, dipende interamente da quanto bene comunichi con il mondo. Ti è chiaro il concetto? Il tuo successo, la tua possibilità di esistere, dipende da quanto bene comunichi con il mondo. Ecco perché nei fondamentali che ti consiglio, vai nel mio sito, come la vita quando ti sorride, scarica i fondamentali, perché sono una serie di 6 corsi che ti aiutano a vivere. Incominciano con 8 settimane per vivere alla grande, così ti organizzi, poi il secondo passaggio, le basi per migliorarsi, è incentrato proprio sulla comunicazione. E questo è il punto.
hai un nucleo che riesci ad organizzare e lì lo comunichi. Con il secondo corso, le basi per migliorarsi, impari a comunicarlo. Chi vive nel suo piccolo, chi vive in un ambiente ritirato, comunica male. Comunica poco e comunica male. E questo non ce lo possiamo permettere. Non possiamo essere approssimativi. Te l'ho detto, la vita arriva, è invadente. Quando c'è l'acqua alta ti travolge. E quindi è importante essere precisi nel parlare, precisi nelle azioni, precisi nei contenuti, precisi nel progetto a lungo termine. Quando hai presenti queste caratteristiche, allora riesci a costruire il tuo modo di comunicare bene con il mondo. Comunichi valore. Perciò ti invito a considerare la comunicazione, la tua capacità di comunicare, come uno degli elementi fondamentali per poter esistere. Non soltanto sopravvivere, ma proprio esistere, portarti a un livello di soddisfazione maggiore. E ti ricordo anche che nella comunicazione è importante che tu abbia una presenza, che tu sia consistente, in modo che sia chiaro quanto dici, in modo che arrivi, appunto serve consistenza, non basta avere dei contenuti, bisogna anche presentarli bene, occorre anche la giusta velocità. In che senso? Nel senso che la vita ci sfida, arrivano anche all'improvviso dei problemi e noi dobbiamo riuscire a rispondere. A rispondere. Subito. Non c'è tempo per dire, ma sì, magari tra qualche anno mi riprendo. No, non è così. Occorre rispondere in modo consistente, in modo immediato, e bisogna essere coerenti, quindi la risposta deve essere coerente con noi stessi e con la situazione. Quindi la comunicazione deve essere sempre attenta allo scenario, l'interlocutore, le persone che sono coinvolte, e questo è impegnativo, lo so, ma ti sto dando questi consigli perché in assenza di questi consigli la vita è comunque difficile. Certo, è difficile imparare a comunicare, è difficile avere un progetto, ma è difficile anche non comunicare e soprattutto non avere un progetto. Tra le due difficoltà, diciamo che la difficoltà della formazione poi ti premia perché ti dà la possibilità di controllare il tuo spazio e il tuo tempo. Questo è importante. Ecco perché ti ho detto valuta gli ambienti dove sei, la famiglia, il quartiere, la nazione, domandati come vuoi utilizzare il potenziale che hai messo insieme, coltivato per anni in quegli ambienti e impara a comunicare bene le tue intenzioni. Questo è fondamentale. Aggiungo un concetto ancora, il fatto che ognuno di noi capisce il mondo in base alla sua preparazione. E in base alla preparazione ciascuno di noi considera il mondo, e quindi se uno si sente poco valido, se uno dice ma io vivo nel mio piccolo, allora è portato a credere che il mondo sia poco valido e abbia poco da offrire, e non è così. Immagina una situazione di questo tipo, immagina una fiera dove ci sono degli espositori che presentano delle merci. Questa fiera viene frequentata da diverse persone e ogni persona avrà un'impressione della fiera, della ricchezza delle merci esposte, in base al proprio modo di capire il mondo e al proprio modo di valutare se stesso. Quando una persona si valuta bene, allora dice, io posso fare delle cose, io posso andare e ottenere dei risultati, bene, bene, nella fiera trova gli espositori, trova le merci, comincia a ragionare, dice, con queste merci, con questi contatti, io posso creare.
Altre persone invece visitano la fiera soltanto per curiosità, non attivano dei progetti vedendo le merci esposte, e altre persone non vanno nemmeno alla fiera, quindi non si pongono nemmeno la domanda che cosa potrei fare io. Ti è chiaro il concetto? Quindi immagino una fiera dove ci sono delle merci, degli espositori, e il livello di utilizzo, di apprezzamento della fiera dipende non dalla fiera, ma dalle persone che vedono il potenziale nella fiera. Perfetto, ci siamo. Ora considera il mondo. Il mondo è come la fiera, nel senso che ha tante risorse in esposizione. Ci sono altre persone, come gli espositori, tu puoi interagire sia con le persone, sia con le risorse, e la ricchezza che tu trovi dipende da te. Quindi non è il mondo che deve convincerti della sua ricchezza e non deve nemmeno spaventarti. Il punto è per te arrivare a riconoscere il potenziale delle persone in rapporto al tuo potenziale e il potenziale delle risorse in rapporto a ciò che tu sai fare. Anche questa è comunicazione, quindi devi comunicare bene con te stesso per conoscere chi sei, che cosa puoi fare, e devi comunicare con il mondo. Altrimenti, se non attivi tu questa comunicazione, ti sembra che il mondo sia piccolo, non abbia nulla da offrirti e quindi che sia anche ostile, persino pericoloso, perché stare in questo mondo dove si arriva senza esperienza e bisogna lottare può sembrare un'esperienza difficile. Io ti dico, questa visione cupa si risolve quando tu capisci che dipende da te la visione. E quando tu hai una visione grande di te stesso, quando esci dalla mentalità del ma io sono nel mio piccolo, allora cambiano le tue possibilità, non soltanto di sopravvivenza, ma di esistenza, e ti apri la strada al successo. Esatto, dipende da te. Ecco perché è così importante questo discorso, ed è così importante che tu capisca qual è la tua mentalità. Perché sei arrivato a credere che la vita per te sia com'è? Ecco perché ti ho detto, valuta la tua famiglia, il tuo ambiente, il quartiere, la tua nazione, perché quelle persone ti hanno abituato a considerare il mondo con certe caratteristiche. Nella metafora della fiera, quelle persone ti hanno abituato a frequentare la fiera notando soltanto alcune possibilità. Ecco, io ti sto dicendo, tu puoi riqualificare la tua capacità di osservazione. Puoi notare che ci sono delle risorse. Perfetto. Questo è il messaggio che ti passo. Quando mi chiedi cosa posso fare nel mio piccolo, beh, osservalo. Osservalo il tuo piccolo. Osserva le persone, osserva l'ambiente, osserva le possibilità che ci sono nella tua nazione. Osserva la comunicazione che puoi attivare. Decidi che cosa vuoi fare, quindi nel tuo piccolo fai questa analisi. Se nel tuo piccolo sei perfettamente soddisfatto, ti dico, beh, considera che la vita può diventare complessa, perché c'è un calo nel rendimento fisico, le sfide continuano, quindi se vivi appena al limite del tuo piccolo rischi di dover soffrire. Meglio se ti crei una base più solida. Quello che puoi fare come punto di partenza, se tu mi dici, beh, ma io sono proprio nel piccolo, bene, osserva il tuo piccolo e comincia a espandere la tua visione. Comincia a comunicare con te stesso, con te stessa, e riconosci le possibilità di espansione che ci sono. In questo modo tu crei valore. In questo modo tu capisci che puoi creare valore e crei valore. Il valore si misura con i fatti. Cioè devi presentare al mondo qualcosa che il mondo gradisce, qualcosa che il mondo chiede, qualcosa che rende più agevole la vita delle persone, e così attivi uno scambio. Tu crei benessere, attivi uno scambio e ricevi benessere. Il discorso è lungo, ma puoi cominciare da qui. È tua responsabilità capire questo discorso. È difficile, certo, perché
Vivere è difficile, è difficile se vivi in natura, in mezzo a un bosco, è difficile se vivi in società. Diciamo che in società, quando riesci a stare nel flusso della società, hai più agevolazioni e comunque tu sei totalmente responsabile delle tue scelte, sempre. La vita, il mondo ti sfidano sin dalla nascita, quindi non possiamo sottrarci a questa evidenza, e la vita e il mondo si aspettano da te delle risposte precise. Quindi non puoi accontentarti del «ma io nel mio piccolo non chiedo tanto, non disturbo nessuno». No, hai bisogno di essere presente, quindi scegli di stimarti, scegli di mantenere in buone condizioni di salute il tuo corpo, avere delle sane abitudini, coltiva la formazione, coltiva il tuo equilibrio interiore, il tuo sapere, la capacità di organizzarti. Questo è crescita personale, chiaro. Vai nel mio sito, Come la vita quando ti sorride, e scarica tanti materiali, iscriviti ai percorsi. Io posso darti questo aiuto. Tu mettici l'impegno con la volontà di raccogliere questo aiuto. Te l'ho detto, ricevere aiuto va bene. Non va bene procedere senza un progetto. Quindi se ricevi aiuto ma non hai un progetto, è lì lo sbaglio. Non è sbagliato chiedere una consulenza o chiedere dei soldi o chiedere del cibo, se questo ti permette di mantenere in vita tutto ciò che ti consente di dimostrare il tuo valore, di essere utile alla società. Va bene. Partecipa alla vita, questo è il messaggio. Partecipa ad attività sociali, utili, attività etiche, attività che innalzano la qualità dell'esistenza. Tu puoi fare tutto questo. Riascolta questa registrazione e capisci anche un punto importante, l'ultimo che ti voglio dire. Prendi una posizione precisa. A volte diciamo, ma io sto nel mio piccolo, non mi voglio esporre, pensando che così la vita diventa più semplice. No. Prendi una posizione precisa. Se ti rendi conto che occorre arrivare a un cambiamento, arriva questo cambiamento. Prepara il cambiamento. Non ti sto dicendo di fare una cosa improvvisata. Comunica bene tra te e te su questo progetto. Chiedi una consulenza. Organizza le cose. Fallo in modo armonioso. Ma fallo. Prendi una posizione precisa. Questo sì. E progettare un cambiamento è un'altra delle cose che puoi fare da subito, anche se ti sembra di essere soltanto, tra virgolette, nel tuo piccolo. No, tu sei un essere umano, sei un essere spirituale, potenzialmente molto in gamba. Perfetto. E allora riconosci questo e realizza il tuo potenziale, presentalo al mondo e scopri quanto è grande il mondo, quante risorse ci sono. Perfetto. Continua così, innalzando la tua abilità per rispondere all'innalzamento delle sfide della vita, perché tutto questo ti procura più sicurezza, più soddisfazione e soprattutto la certezza di fare qualcosa di utile per questo pianeta. Ciao, alla prossima.